Salim Diakité spicca il volo verso il professionismo. Il difensore classe 2000 ha firmato un contratto con il Teramo, società che milita in Lega Pro. Il giocatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. Grande soddisfazione per l'agnonese che ha scoperto, valorizzato e lanciato un giovane dalle prospettive interessanti. Un esterno destro moderno che corre, lotta, crossa con due piedi niente male. Finora con i Granata 20 partite, tante super prestazioni e un gol domenica scorsa all'Avezzano, gol con dedica speciale. Alla moglie di presidente. Perché? Perché lei è così. La società abruzzese l'ha spuntata su una agguerrita concorrenza. Su Salim c'erano anche il Bari e l'Entella. I vertici del Teramo hanno voluto ringraziare il presidente dell'Olimpia Marco Colaizzo, il DS Elio Ciccorelli ed il responsabile tecnico Erminio Rullo per la disponibilità e la coerenza mostrate nel corso della trattativa condotta con il club Granata, da sempre vicino alla formazione dei giovani con professionalità e dedizione. La formula prevista è quella del trasferimento a titolo definitivo, lasciando però il calciatore in prestito all'Agnone fino al termine della stagione.